porta Gianluca qua vicino, va. Perché questa è una serata per, è una serata. Andava meglio quell'altro. È una serata per lui, non per noi, quindi l'applauso e il ricordo sono. Chiedo anche a Mario Borghezio di salire, visto che è stato nostro compagno di battaglie e sarà nostro compagno di battaglie a Bruxelles e a Strasburgo. So che c'è anche la mamma di Gianluca, la signora Lina, che abbraccio e che conto di abbracciare alla fine del discorso e che penso che abbracciate, tutti voi. Ci eravamo presi un impegno. Vedo anche Roberto Cota, che ringrazio perché è stato il primo a credere in Gianluca e non era facile. Parto dal ricordo. Ogni tanto ho litigato con Gianluca. Sì, perché poi quando le cose vanno in un certo modo tutto solo cose belle. Ogni tanto con Gianluca mi sono incazzato come una bestia. Lo chiamavo al telefono e facevamo delle sane e franche discussioni. Mi ricordo quando è andato in televisione una delle ultime volte con la pistola. Dico, cazzo. Mi chiama il primo giornalista e mi fa, cosa pensa di quello che ha fatto Buonanno? Oh signor, cosa l'ha fatto? Già a me ne tirano dietro di tutti i colori. A me alle 7 della mattina quando mi alzo, io mi guardo allo specchio e mi dico ogni giorno, e lo farò anche domani mattina, Matteo, ricordati che sei razzista, fascista, leghista, populista, xenofobo, egoista, ignorante, eccetera, eccetera, perché i signori del politicamente corretto hanno detto così e quindi spalle larghe. E allora erano i tempi della battaglia per la legittima difesa, che è una battaglia sacrosanta, che il PD per il momento ci ha stoppato in Parlamento, ma che noi porteremo avanti e la vinceremo per cancellare un reato che non ha senso. Ditemi voi che senso ha il reato di eccesso di legittima difesa. La legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa. Se mi entri in casa o mi entri in negozio, non è che io debba aspettare per difendermi. Perché lo Stato italiano oggi ti dice di far così. Dio non voglia, voi dopo questa bellissima serata tornate a casa, vi trovate uno col passamontagna e con un'arma in mano, prima di reagire dovreste chiedergli, mi scusi signor rapinatore, la pistola è carica o è scarica? Avrebbe intenzione di usarla o fa solo per scherzo? La bastonata me la vorrebbe tirare sulla rotula, sulla spalla, no, me lo deve dire, perché io posso legittimamente difendermi in maniera proporzionale. Quindi se lei mi prende a schiaffi io la prendo a schiaffi, se lei mi fa bu io le faccio bu, se lei però mi spara per primo e ha una buona mira, per me è un problema difendermi. In un paese normale, se io mi trovo in casa, nel negozio, in farmacia, sul taxi o in garage, uno col volto coperto e armato, se posso farlo sparo per primo, perché il problema è tuo che sei dove non dovresti essere. Non sono io che devo aspettare di essere aggredito per poter fare qualcosa. E voi già capite che per sostenere sta battaglia le spalle sono larghe e Gianluca va su Sky e tira fuori una pistola. Dico, oh Madonna signor. E poi no, è scarica, è qui e là. Allora chiamo e dico, senti cazzo Gianluca, già ce ne tirano dietro di ogni. Sì, hai ragione, la pistola però era scarica. Vabbè, vabbè, vabbè. E, però era così. E quando era seduto di fianco a me a Strasburgo, e il telefonino, quando siamo lì a votare, era sempre al telefonino. E io dicevo, ma cos'è? A chi stava rispondendo? Non erano giornalisti, non stava parlando di calcio. Ogni volta che lo beccavo in un caso su due, era lì. E a chi stava rispondendo? A gente della Valsesia,
ai cittadini della Valsesia che avevano il problema con le poste, col parcheggio, col lavoro, col tram, con la farmacia, col treno, con i balordi, col traffico, col caos, col parcheggio. Era lì. Perché questa è la differenza fra un amministratore della Lega e un amministratore normale. Un amministratore normale dopo un po' dice basta, non rompetemi le palle, sono qua, sto lavorando, è domenica, sono a casa. Invece lui metteva il suo numero di cellulare sui manifesti, che è una cosa che faccio anch'io, ogni tanto lo rimpiango, perché ieri l'altro mi ha chiamato uno alle 2:30 di notte e dico... Va bene tutto, va bene essere disponibile, cazzo, guarda il fuso orario, sono le 2:30 e poi la mattina mi manda un messaggio piccato, non mi hai risposto, perdona, ma questo era un sindaco dentro, anche perché, e a sinistra non lo capiscono, se uno viene eletto sindaco non in comune, ma in un comune, in un altro comune e in un altro comune ancora, al di là della politica e dei partiti, vuol dire che è una persona per bene, capace e onesta, altrimenti non fai il sindaco in 3 comuni diversi. Vuol dire che hai portato una valle all'attenzione nazionale e non come qualcuno alla Librandi. Vabbè, ho detto un nome a caso, dai. Ho detto un nome a caso, porterò il saluto della Valsesia a Librandi la prima volta che lo becco. Però dai, è meno peggio lui della Boldrini, quindi è un bel match. Però era questo, quindi lui poteva essere parlamentare, europarlamentare. Io ho avuto vergogna della classe giornalistica italiana nelle ore dei giorni della morte, del funerale, perché pochi e nessuno si sono ricordati di Gianluca Buonanno, pochi e nessuno si sono ricordati delle migliaia di persone al funerale, pochi e nessuno hanno ricordato un combattente. Veramente pochini. Ricordo uno ad esempio che guarda caso è un giornalista che è un amico, Paolo Del Debbio, ma ne ricordo pochi altri che hanno omaggiato Gianluca come avrebbe meritato. È così, anzi qualcuno sul web, su Facebook e su Twitter ha pure dato il peggior sfoggio delle malattie mentali, perché spesso e volentieri a sinistra sono democratici, solidali, generosi e accoglienti con chi arriva da 5.000 km di distanza, ma con uno della Valsesia no, con quelli che stanno sul loro pianerottolo no. Però andiamo oltre, non mi interessa rievocare, perché penso che Gianluca si arrabbierebbe da matti. Non siamo qua a rievocare, non siamo qua a rimpiangere il passato, certo, preferiremmo tutti alla ripresa dei lavori a settembre averlo lì, però l'impegno che io mi prendo da segretario della Lega, lo chiedo al segretario provinciale, ai segretari di sezione, a tutti i militanti, è di non parlare al passato, ma di guardare avanti e trovare in Valsesia altri 10 Gianluca che trattino questa valle come la trattava lui, che prendano il suo testimone e continui il lavoro che ha cominciato lui, che non è facile, che non è facile, però ci sono fior di sindaci, fior di assessori, fior di consiglieri comunali che hanno il dovere di prendere in mano quel testimone, perché io ormai ho la tessera della Lega in tasca da 26 anni, dal 1990, sentivo Flavio prima, tantissimi ragazzi si stanno avvicinando, è questo che mi riempie il cuore, perché io in quest'estate ho trovato ovunque, dalla Toscana alla Romagna, dalla Lombardia al Veneto, passando per la Puglia e la Sicilia, ho trovato centinaia di ragazzi di 13, 14, 15, 16 anni. Oggi non so se avete visto il Gran Premio di Formula 1 in televisione, ma c'erano 100 ragazzi dei giovani padani a sventolare le nostre bandiere di libertà in mondovisione sotto il palco del Gran Premio di Monza, per ricordare a tutti che vogliamo essere liberi, sicuri, padroni a casa nostra. Però quanti ne ho salutati di amici con cui ho combattuto per tanti anni e non ci sono più? Stando in Piemonte,
quello uno di quelli che aveva cominciato tutto, Gippo Farassino. Non tanto tempo fa Gilberto Neto, un'altra delle menti più incredibili. E anche lì, senza rievocare, hanno messo in piedi un'associazione che sta pubblicando i libri perché le idee non muoiono. Può venire a mancare una persona fisicamente, ma quello che ha lasciato non viene meno. Le idee non muoiono, l'esempio, il coraggio, la voglia di combattere. Quindi ciascuno di voi deve sentirsi un pochino responsabilizzato in più, perché non c'è più l'uragano Gianluca a far casino, quindi ciascuno di voi deve prendersi un pezzettino della sua responsabilità sulle sue spalle. Io penso a cosa avrebbe detto in queste settimane di notizie incredibili. Stiamo ai telegiornali degli ultimi giorni. Questa settimana escono i dati dell'Istat sul lavoro in Italia. Crescita zero. L'Italia purtroppo cresce zero. Le famiglie consumano di meno e le industrie producono di meno. Commento di Renzi al TG1, l'Italia è ripartita. Ma come cazzo fai a dire l'Italia è ripartita? Crescita zero, aumenta il debito pubblico, siamo al record storico. Stasera voi, noi abbiamo sulle spalle un debito pubblico che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti di 2.248 miliardi di euro. Dico, ma come? Monti è arrivato lì come salvatore della patria perché doveva diminuire il debito pubblico. Fuori uno. Letta è arrivato lì come salvatore della patria perché doveva diminuire il debito pubblico. Fuori due. L'euro non si tocca perché sennò aumenta il debito pubblico. L'euro è lì. Le direttive dell'Europa non si discutono sennò aumenta il debito pubblico. Sono lì. Renzi, il rottamatore, il genio, il giovane, arriva perché diminuisce il debito pubblico e siamo al massimo storico di sempre della Repubblica Italiana a 2.248 miliardi e questo dice dovete aver pazienza. Cioè, ma cosa avrebbe commentato Gianluca al dovete aver pazienza? Lo lascio, io ho finito la pazienza. Il referendum è la prima occasione per mandarlo a casa con le buone maniere e quindi non so se voi avete già scelto, voterete sì o voterete no? Sì o no? Vediamo se lo sente la Boschi fino a Vercelli, sì o no? Probabilmente l'ha sentito. E ai suoi motivi per votare no ne aggiungo due al volo. Uno, non hanno messo nella riforma della Costituzione una cosa che avrei messo io e che abbiamo proposto, deve essere impedito una volta per sempre ai parlamentari che cambiano partito e cambiano poltrona di rimanere a Roma anche se hanno cambiato idea. Io mi sono rotto le palle di gente che passa di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là, senza rispondere a niente a nessuno. Vieni eletto in Valsesia con la maglia verde, stai in Valsesia, se decidi di cambiare maglia torni a casa e molli la poltrona perché penso che sia serio. Numero due, oggi mi ha chiamato Libero, domani esce una mia intervista su Libero, sull'Europa, sull'euro, sui referendum. La Costituzione impedisce a vita agli italiani di votare su qualsiasi scelta arrivi da Bruxelles, perché noi siamo idioti. In Francia votano, in Svezia votano, in Olanda votano, in Danimarca votano, in Austria votano. L'articolo 75 della Costituzione italiana, alla faccia di chi l'ha approvata, dice che gli italiani non possono votare su nessun tipo di trattato internazionale. Io voglio votare, anche perché da Bruxelles 9 volte su 10 arrivano delle gran cazzate, quindi io vorrei che fossero i miei cittadini a dire sì o no, e io vorrei fare anche un referendum sull'euro, che è una moneta criminale che ha portato alla rovina le nostre aziende, il nostro futuro e il nostro potere di risparmiare e di sperare. Dovrebbero essere i cittadini a dire sì o no. No, il governo, e quindi voterò no. E quindi immagino che Gianluca, e penso a cosa avrebbe detto anche un altro ministro che ha fatto la genialata della settimana. Perché questa settimana il governo Renzi ha convocato il Fertility Day. Il Fertility Day. E quando non sanno come fregarti usano una parola inglese, no? La direttiva sulle banche è il bail-in. A Genova cambierebbe poco.
perché è una direttiva che tende a fottere invece del banchiere, quindi il bail-in, ha fatto la direttiva del bail-in, la ministra Lorenzin lancia il fertility day, dice caspita, non nascono bambini in Italia, come lo risolvo? Col fertility day. In milanese si direbbe il dì della ciulada, quindi l'hanno convocata per il 22 settembre, preparatevi a Borgosesi, il 22 settembre questo parchetto dovrà essere un luogo di ritrovo e di accoppiamento indiscriminato, perché il governo Renzi vuole dare un futuro alla patria. Mi ricordo qualcuno che poi chiedeva anche le fedi nuziali per sostenere le spese di guerra, ma sei malato di mente, cioè da un problema vero. Secondo voi c'era bisogno che arrivasse il governo a ricordare alla donna con quelle cartoline, donna, ricordati che prima o poi vai in menopausa. Ma cazzo, fortuna che c'è il governo Renzi che ricorda che la natura e il buon Dio hanno stabilito che a una certa età la donna va in menopausa. Molte di voi si saranno sentite più vicine al governo, e qualcuno aggiungeva donna, sostanzialmente il senso era questo: se non fai figli vergognati. Ma vergognati tu e mettiti dei panni di una ragazza di 35 anni che ha un contratto di lavoro precario, che è sposata con un artigiano, che il figlio non lo può mettere al mondo perché non se lo può permettere, o deficiente. Non è che la donna che va a ballare tutte le sere in discoteca e la gaminga tempte fa i fiori. Quante ragazze magari ce la fanno con un figlio, ma vorrebbero dargli una sorellina, un fratellino, e non ce la fanno. Io fossi al governo, invece del fertility day, magari vado a scuola in Francia e ci metto una settimana e mi porto indietro la legge che in Francia permette alle donne di avere quasi il doppio dei figli che nascono in Italia e in Valsesia, ma non perché la fanno i fertility day e si accoppiano nei parchetti, perché lo Stato ti garantisce l'asilo nido pubblico e gratuito per tutti i bimbi fino a 2 anni. E magari se anche qua ci fosse l'asilo nido, la babysitter garantita, qualche donna, qualche bambino in più e qualche culla in più la riempirebbe. È questo, ma uno lo può dire scherzando al bar, ma questi sono al governo. Vabbè, avremmo avuto ampio spazio di azione e di operazione, però se le vanno a cercare. E quindi quello che però non ho più è la pazienza e il tempo. Io quest'estate ho incontrato tanta e tanta gente che mi dice: Salvini, voi avete ragione, ma fate in fretta, perché io fra qualche mese l'azienda la chiudo, il negozio lo chiudo, la partita IVA la chiudo, e se riesco prendo baracca e burattini, 2 stracci che ho, e vado all'estero, e scappo all'estero. Lo ricordava Riccardo, secondo i dati di Confindustria l'anno scorso sono scappati dall'Italia per trasferirsi definitivamente all'estero 107.000 cittadini italiani, magari qualcuno anche da Borgosesia. In 107.000 hanno fatto valigia, si sono messi in tasca la loro carta d'identità con scritto cittadinanza italiana e sono andati. Sono andati in Svizzera, in Canada, in Brasile, in Germania, a Londra, in Australia, sono scappati. Perché qua non c'era futuro. In cambio dei 107.000 nostri concittadini che sono andati altrove a lavorare, noi ce ne siamo portati in casa 150.000. Che voglia di lavorare saltami addosso. Gli ultimi questa settimana, le navi della Marina Militare sono andati a prenderli a 10 km dalle coste della Libia. A 10 km. I prossimi facciamo più seriamente andare a citofonare, mandateli a citofonare in Egitto, in Libia, scusi, vuole venire in Italia, si scenda, la mettiamo sul gommone, la prendiamo a bordo, l'albergo dove lo vuole, in Valsesia, in Valtellina, in Val Brembana, preferisce il riso, le lasagne poco cotte, tanto cotte. Noi sorridiamo, ma è in corso una pulizia etnica al contrario ai danni dei cittadini italiani. Stanno facendo pulizia etnica dei cittadini italiani. E come diceva Riccardo, di questi 107.000 che sono scappati, 22.000 erano ragazzi. Ma se noi perdiamo il meglio dei nostri diplomati e laureati che vanno all'estero e in cambio ci riempiamo
chiarisco una volta per tutte, chi scappa davvero dalla guerra, per chi scappa davvero dalla guerra, casa mia e casa sua, soprattutto per le donne e per i bambini che veramente scappano dall'ISIS e dalle bombe, casa mia e casa loro. Ma i dati dicono che costoro sono 5 su 100. Quindi un paese normale accoglie dignitosamente senza neanche metterli sui barconi, identificandoli in Nord Africa. Chi veramente è in fuga dalla guerra, apro le porte di casa e non ti faccio fare il viaggio in barcone. Per gli altri 90 su 100, biglietto di sola andata sul primo barcone per tornare a casa loro e ricostruire il loro paese come hanno fatto i nostri nonni da queste parti. Sono tutti ventenni o trentenni, belli robusti quelli che scappano da casa loro e lasciano magari là le mamme, gli anziani e i figli. Io di donne e bambini a Milano ne vedo pochini, vedo un sacco di ventenni belli robusti col cappellino, le Nike, il telefonino, l'iPhone, le cuffiette, che vanno in giro a cercare i Pokémon in mezzo a Italia e scappano dalla guerra. Oggi però Alfano, d'accordo con Fassino, ha trovato la soluzione. Mettete nella stessa stanza Alfano e Fassino. E poi ti passa la voglia del Fertility Day. Però Alfano e Fassino hanno trovato la soluzione. Ogni comune ne prende 3 per ogni 1000 abitanti. Quindi quanti ne fa Borgosesia? No, aspetta, quanti abitanti? 0 non ancora, c'è un po' di gente a Borgosesia ancora per fortuna. 13.000. 15, chi offre di più? 16. Quindi 15.000 vuol dire 3 per ogni 1000 sono 45. Secondo quel genio di Alfano, domani mattina, per sentirvi la coscienza a posto, a Borgosesia dovreste trovare casa, colazione, pranzo e cena garantito per 45 clandestini. La risposta dei sindaci della Lega sarà no, te li tieni a casa tua. La risposta dei sindaci della Lega sarà no, questi non sono profughi di guerra, questi sono immigrati clandestini. Purtroppo per loro in Europa quando la gente vota, vota in una certa maniera. Oggi in Germania hanno votato nella regione che ha sempre eletto la Merkel e la Merkel è stata superata dal partito nostro alleato a Bruxelles, Alternativa per la Germania. Io venendo qua ho fatto un video su Facebook perché abbiamo in Italia pessimi giornalisti, pessimi banchieri, pessimi politici, pessimi finanzieri, però i giornalisti a volte sono i peggiori in assoluto. Leggevo, era la prima notizia, in Germania vince l'estrema destra xenofoba. Uno legge sulla Treccani il significato di xenofobia, che arriva dal greco, paura e odio del diverso o dello straniero. Voi avete paura o odio del diverso a prescindere, o dello straniero a prescindere? A Milano ci sono tanti immigrati regolari e per bene, ben inseriti, che a volte parlano il milanese meglio di me, che mandano i loro figli a scuola, rispettano le loro donne, rispettano i loro mariti. Chi è arrivato qua rispettando la legge può avere la pelle bianca, gialla, rossa, nera e verde, è un mio fratello, perché io non distingo gli esseri umani in base al colore della pelle, io distingo gli esseri umani in base al fatto che siano persone per bene o persone per male, persone che rispettano la legge e persone che non rispettano la legge. Tutto qua. Quindi in Germania vincono gli xenofobi, il 2 ottobre voteranno in Austria, per la prima volta nella storia della Repubblica Austriaca rischia per loro di vincere il nostro alleato del Partito della Libertà, anche lì tenetevi pronti i titoli, in Austria vince l'estrema destra razzista, fascista, populista e siccome sono in Austria, nacque Hitler, anche un po' nazista, perché non si sa mai. Lo stesso 2 ottobre ci sarà un referendum in Ungheria. Il governo ungherese, razzista, fascista, leghista, populista, sapete cosa chiederà ai suoi cittadini domenica 2 ottobre? Volete sì o volete no gli immigrati che ci manda l'Europa? Secondo voi cosa voteranno? Così a occhio, sì, mandateceli tu. Quindi in Germania votano così, in Austria voteranno così, in Ungheria voteranno così. Le alleanze in Europa non le faccio a caso, col pallottoliere. Non è che mi sono alzato una mattina dicendo ciao,
con chi faccio alleare la Lega. Non lo so, quello no, è brutto, i capelli biondi non mi piace, quello mi sta antipatico, cioè, io in Europa mi alleo con chi, pur con tutte le diversità, combatte le mie principali battaglie contro l'immigrazione di massa, contro l'invasione islamica, contro una moneta unica sbagliata e per dare precedenza ai suoi cittadini. Se in Francia Marine Le Pen dice prima i francesi, io qua dico prima gli italiani e andiamo a vincere insieme, perché questo è il messaggio. Non è che si fanno le alleanze a casaccio, ma oggi cosa faccio, il nazista o il comunista? Non so, dipende da come mi alzo. C'è un preciso progetto per tornare a essere padroni di casa nostra, perché io sono federalista, autonomista, indipendentista, ma oggi la moneta dove si batte a Roma, a Bruxelles, i confini dove vengono difesi a Roma, a Bruxelles, sull'agricoltura chi decide? Roma, Bruxelles. Sulle banche chi decide? Roma, Bruxelles. Sulla pesca decide Roma, decide Bruxelles. Sulle pensioni decide Roma, decide Bruxelles. Quindi prima vado là a riprendermi le chiavi di casa mia e poi torno a decidere come organizzarmi in casa mia. E questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme, vincere in Valsesia, vincere in Lombardia, vincere in Veneto. Ma io martedì di questa settimana ero lontano dalla mia Milano, martedì di questa settimana ho passato l'intera giornata in Sicilia, innanzitutto perché ho ritenuto mio dovere accogliere l'invito di due ragazze che l'anno scorso, il 30 agosto dell'anno scorso, hanno perso la mamma e il papà di 67-69 anni, che dopo una vita trascorsa a lavorare in Germania erano tornati a casa loro a Palagonia in provincia di Catania nella loro cosetta per curare il loro orto e hanno avuto la sfortuna di beccarsi in casa una notte un immigrato che stava lì vicino che li ha ammazzati tutti e due violentando la nonna di 69 anni e scaraventandola giù dal balcone. E quello è un caso che è successo a Catania ma poteva succedere a casa mia, non deve più succedere una roba del genere in Italia. Da nord a sud non è possibile che una donna di 67 anni venga stuprata e buttata giù dal balcone dal primo balordo di turno che è un richiedente asilo, che è un richiedente asilo. E poi ho incontrato i pescatori di Palermo, massacrati dall'Europa, gli agricoltori, voi sapete che le arance della Sicilia sono fra le migliori al mondo ma stanno marcendo per terra, non le raccolgono perché le grandi distribuzioni ai supermercati glieli pagano 10 centesimi al chilo e loro con 10 centesimi al chilo non se ne fanno niente, come gli allevatori qua in Piemonte a cui i supermercati danno 30 centesimi al litro per il latte e a loro non conviene mungere le vacche. Ma perché? Perché è un progetto, perché le arance che noi mangeremo questo inverno non arrivano dalla nostra Sicilia, arrivano dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Spagna, perché qualcuno ha deciso che fosse così. E siccome invece nelle nostre valli, da nord a sud, crescono le cose più buone del mondo, io voglio che i miei figli mangino quello che viene prodotto qua, quello che viene coltivato qua, il frutto della nostra terra, non le schifezze trattate col DDT che arrivano dall'altra parte del mondo. Lo desse ai suoi figli l'olio della Tunisia, Renzi. Io vorrei che i nostri figli bevessero l'olio che viene fatto a casa nostra, da nord a sud. Ne ho dette tante, non dico troppe perché non sono mai troppe. Girando le feste della Lega quest'estate ho trovato una marea di gente, ieri ero ad Alassio e a San Bartolomeo, nei giorni scorsi sono stato a Somma Lombardo, poi a Castano Primo, poi a Conselve in provincia di Padova, dove c'erano mille persone un mercoledì sera. L'aria è buona, la gente ha voglia, la gente ci crede, ma la gente ha fretta. Ne sono perfettamente consapevole, non abbiamo tempo da perdere, non abbiamo errori da commettere. Qualche errore in passato l'abbiamo commesso, sì. Cercheremo in ogni maniera di non ricommetterle. Guardate cosa stanno combinando i 5 Stelle a Roma. E quindi bisogna essere seri, veloci, capaci, coraggiosi, perché li abbiamo tutti contro. Stamattina io avrei dovuto essere al meeting di Cernobbio. Avrete visto i telegiornali dove si trova il meglio dei banchieri e dei finanzieri mondiali. Quelli che da anni si trovano lì a spiegare cosa bisogna fare per salvare il mondo, poi fai quello che dicono loro e il mondo affonda. E io ho detto no grazie,
hanno fatto la sfilata Renzi, Mattarella, Alfano, altri sei ministri, suonatevela, cantatevela voi, io preferisco stare in mezzo alla gente normale, suonatevela, cantatevela da soli come sul Titanic, io preferisco passare il mio tempo in mezzo agli artigiani e agli operai, non ai cazzoni della finanza che si sono riempiti i portafogli e poi ci hanno costretto ad applicare una legge infame, e riprendo il mio impegno da uomo d'onore, la prima legge che cambieremo quando torniamo al governo è la legge Fornero, che è una legge che sta rovinando milioni di italiani e sta rubando anni di vita a milioni di italiani, è una legge infame, forse la più infame approvata al Parlamento. E il governo Renzi come ha pensato di risolverla? Un po' come per il Fertility Day, facendo l'ape, alzi la mano chi sa cos'è l'ape, non è l'ape cara, è l'ape, perfetto, nessuno, quindi vuol dire che stanno lavorando bene perché vi stanno fottendo e voi non avete ancora capito che vi stanno fottendo. Spiegazione, l'ape è l'anticipo pensionistico tradotto. Vuoi andare in pensione non a 67 anni perché stai morendo sul posto di lavoro, ma un attimo prima, a 63 o 64? Ci penso io, Renzi, che sono buono. Vuoi andare in pensione a 64 anni? Bene. Primo, ti do meno pensione. Secondo, vai in banca a fare un bel mutuo per avere indietro i soldi che hai versato per 40 anni. E se per caso muori anzitempo, ai tuoi figli, invece della pensione lasci in eredità un bel mutuo. Ma voi vi rendete conto della follia di dover andare a chiedere un prestito in banca per avere indietro la propria pensione? Io penso che chi ha lavorato per 40 anni abbia sacrosanto diritto di andare in pensione dopo aver lavorato per 40 anni. Quello è un diritto e non è un privilegio. Quindi via la legge Fornero, via gli studi di settore, una tassazione più normale, un pensiero al terremoto. E sono orgoglioso che alle feste della Lega si siano raccolti tanti e tanti euro per aiutare persone più sfortunate di noi che stanno in tenda. Non lo dico perché sennò sono xenofobo, razzista, fascista, leghista, populista. È normale lasciare dei nostri concittadini italiani terremotati in tenda o come in Emilia nei container dopo 4 anni e mettere in albergo chi sbarca domani mattina a Lampedusa? È normale, eh? È normale, dai, come siamo buoni, come siamo generosi. C'aveva ragione mio nonno che diceva: Matteo, ricordati che un cun leves bun e un cun leves cui un. Qua ho idea che ci siamo arrivati, però vicino a questi ragazzi, e ho visto in prima fila un certo tipo di persone ad aiutarli, a parte i volontari, a protezione civile, e questa è un'altra proposta della Lega. Ho visto le penne nere degli alpini anche lì, e se non ci fossero gli alpini questo sarebbe un paese molto peggiore. E a me piacerebbe reintrodurre 5 o 6 mesi di servizio militare e servizio civile in questo paese per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, per non perdere una tradizione di solidarietà, di rispetto e di educazione che lo Stato italiano sta riuscendo a cancellare. E quindi se solo riuscissi a fare la metà delle cose che vi ho detto stasera sarei l'uomo più felice del mondo e mi ritirerei a vita privata. Vi chiedo di starmi vicino, di starci vicino, a partire magari da domenica 18 settembre a Pontida, da qua per carità non è vicinissimo, magari è 1 ora e mezza, però dobbiamo essere in tanti, altrimenti quelli ci fregano, o vedono che c'è tanta gente, o se stiamo solo sui social, su Facebook, su Twitter, in piazza, non basta, bisogna esserci. Quindi vi aspetto in tanti dalla Valsesia, anche in memoria di Gianluca, che non so come sarebbe vestito, però sarebbe stato in mezzo a voi domenica 18 settembre a Pontida. Quindi Riccardo dal Piemonte, mi aspetto tanti pullman per domenica, da Novara, da Cuneo, da Asti, da Alessandria, da Torino, in tanti, e sicuramente lui sarà in mezzo a noi. Poi la battaglia sarà difficile, chiudo, non vendo 80 euro o pentole, abbiamo contro la Confindustria, abbiamo contro la Coldiretti, abbiamo contro i sindacati, abbiamo contro 9
9 giornalisti su 10, la magistratura se può ci arresta tutti quanti, anzi stasera voi solo per essere stati qua siete accusabili di xenofobia, che sarà un nuovo reato, quindi domani verrete caricati su dei pullman e portati in questura per degli accertamenti, o peggio ancora verrete visitati da un uomo dell'Agenzia delle Entrate, che è peggio che essere portati in questura, e quindi preparatevi al peggio. Scherzi a parte, questo è un momento della storia per cui o si vince o si muore. Se non giochi la partita l'hai persa, e da milanista ne so qualcosa. Quindi se non scendi in campo perché hai paura di perdere, cosa che quest'anno ci capiterà spesso, sicuramente non vinci. Se scendi in campo e sai che giochi contro una squadra forte, però sei motivato, sei umile, sei compatto, sei coraggioso e te la giochi, magari vince. Davide ha vinto contro Golia, non capita sempre, ma qualche volta nella storia capita. E siccome c'è il terrorismo islamico alle porte, e siccome c'è una disoccupazione al 40%, e siccome hanno deciso che gli italiani devono essere cancellati dalla faccia della terra perché sono più comodi e strumentalizzabili gli immigrati, è un momento in cui abbiamo il dovere di giocarci la partita. Perché io magari la perdo, ma non voglio sentirmi dire dai miei figli quando saranno grandi, papà, ma che Italia mi hai lasciato? Ma non posso più uscire di casa, ma non c'ho da andare a lavorare, ma sono tutti col burka, ma fanno tutti casino, e te dov'eri mentre succedeva tutto questo? Ero a caccia di Pokémon, no, con tutto mi è rimasto quest'estate, ma col massimo rispetto, perché io ho un telefonino vecchio, quindi magari se ce l'avessi nuovo lo farei anch'io. Ero in giro per Ponte di Legno il giorno di Ferragosto, ero tornato da una passeggiata a cercare funghi che non avevo trovato ovviamente, stavo andando vicino alla festa della Lega e vedo quattro ragazzi che camminano con passo veloce con la testa chinata, in centro al paese dove c'è il bar. Sembravano quelli che cercano l'acqua col bastone, e c'avevano il telefonino. A me era venuto da dirgli: avete bisogno? Non so, li osservavo con curiosità perché andavano, venivano di qua, di là, con sto telefonino, avranno perso qualcosa, avranno perso dei soldi, mi fermo, e poi uno arriva e mi fa: scusi, lei è Salvini? Sì. Dico: dov'è che posso ricaricare per cercare Pokémon? Dico: io mi sono sentito uno sfigato, un vecchio, non mi sentivo, pardon, perché poi mi hanno spiegato che ci sono dei robi che ti devi ricaricare così poi vai a catturare. Poi mi hanno fatto estrema simpatia, mi hanno detto: ci vediamo stasera al comizio, viva la Lega. Però mi sono detto: noi dobbiamo fronteggiare l'ISIS coi Pokémon, e quindi per un po' mi sono preoccupato. Però poi ho detto: vabbè, vale tutto. Per avere più gente a Pontida chiederò ad Andrea Crippa, responsabile dei giovani padani. Fate un applauso ad Andrea Crippa, che sta guidando i giovani in maniera incredibile. Sul prato di Pontida ci saranno 3 Pokémon introvabili domenica 18, quindi per i cacciatori di Pokémon sarà una figata assoluta. È questo, stateci vicini. Abbiamo pochi soldi, non abbiamo televisioni, non abbiamo giornali, abbiamo una radio piccola marognosa che è Radio Padania, che trasmette grazie al contributo degli ascoltatori, e se ci date una mano ve ne siamo grati. L'unica cosa che abbiamo in più rispetto agli altri che non possono comprare siete voi, con le teste, i cuori, le coscienze, teste un po' matte come la sua e come la mia. Perché per fare certe battaglie bisogna essere un po' matti, un po' incoscienti, un po' coraggiosi, un po' folli. Però la storia la cambiano i folli. Erasmo l'aveva scritto, l'elogio della follia. Le persone che non hanno troppo cuore, che calcolano, la storia non la cambiano. A me piacerebbe che, in onore a Gianluca, il prossimo incontro che si farà in Valsesia si farà con una Lega al governo, e questo paese lo cambiamo da così a così. Viva la Valsesia, viva la Lega, viva Gianluca, buon anno, e grazie a tutti voi per l'aiuto che ci darete. Grazie. Sta salendo sul palco la mamma di Gianluca, che vorrebbe salutare tutti noi. Matteo, abbracciando la mamma di Gianluca, la mamma riceve l'abbraccio della Lega e della Valsesia, di Vercelli
di tutto il Piemonte. Ari, tutti gli organizzatori di questa manifestazione per il mio Gianluca. Amministratori che si sono presentati, gli onorevoli, tutti, la signora Carla in primo, che ha fatto tutto questo bene per me, per tutta la mia famiglia. Grazie Gianluca, viva la Valsesia, viva la... Grazie Gianluca. Matteo, io vorrei un attimo un grande applauso mentre questi palloncini salgono alti nel cielo portando il nostro cuore. Vorrei sul palco anche Carla. Aspetta, Carla Fasola, collaboratrice di Gianluca e anche con tutti gli altri che hanno lavorato per questa manifestazione, anima della Lega a Borgo Sesia e anima di questa manifestazione. Gianluca, Carla, ricevi questo mazzo di fiori, lo ricevi da Riccardo Molinari, è un grazie da parte di tutta la Lega del Piemonte, da parte di tutta la Lega federale a quello che hai fatto con Gianluca. Prima di chiudere, ecco, l'ultimo palloncino resta davanti al palco, è un simbolo. E Gianluca, c'è scritto ciao Gianluca, sta salendo piano. Chiedo ancora un applauso forte. Parlare in questo momento è difficile. Possiamo solo dire una cosa, che l'impegno del sindaco, dell'uomo, del parlamentare Gianluca Bonanno non sarà dimenticato. Matteo Salvini e Riccardo Molinari stasera ci hanno ancora una volta detto che il loro impegno sarà sempre per portare avanti le idee di tutti noi. Vorrei chiamare sul palco, e andiamo a concludere questo momento, anche tutti coloro che hanno reso possibile questa festa, la cucina, gli organizzatori, chi ha servito. Chi ha reso possibile questo momento, che è stato un momento conviviale. Thank you.
applauso chiudiamo la manifestazione.